Asher ha fatto il suo debutto musicale all'età di 15 anni con l'album Asher, che ha catturato l'attenzione del pubblico e dei critici. Ma è con il secondo album, My Way, che il suo nome ha iniziato a risuonare in tutto il mondo. Canzoni come Nice and Slow e You Make Me Wanna hanno dominato le classifiche e dimostrato la sua capacità di fondere melodie accattivanti con testi emotivi. Negli anni successivi, Asher ha continuato a innovare e a ridefinire il genere R&B. L'album Confessions, pubblicato nel 2004, è stato un enorme successo e ha venduto oltre 10 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Brani come Yeah e Burn hanno segnato un'epoca e hanno consolidato Asher come uno dei principali artisti della sua generazione. Ma la sua carriera non si limita alla musica. Asher è anche un imprenditore di successo e ha investito in diverse iniziative, tra cui una propria etichetta discografica, la US Records. Oltre alla sua carriera musicale, Asher è noto anche per il suo impegno sociale. Ha fondato la Asher's New Look Foundation, un'organizzazione che mira a fornire opportunità e supporto ai giovani in difficoltà. Asher ha sempre creduto nel potere della musica come strumento di cambiamento e ha utilizzato la sua piattaforma per ispirare e guidare le nuove generazioni. In questi anni Asher ha vinto numerosi premi, tra cui 8 Grammy Awards, e ha collaborato con artisti di fama mondiale. La sua influenza si estende oltre la musica, contribuendo alla cultura pop e alla moda. La sua capacità di reinventarsi e rimanere rilevante nel panorama musicale è ciò che lo distingue come un vero maestro del suo mestiere. Se ti è piaciuto questo viaggio attraverso la vita e la carriera di Asher, non dimenticare di iscriverti al mio canale Mindset Vincente. Rimanere aggiornato sugli artisti che hanno lasciato il segno nella storia della musica è fondamentale se vuoi approfondire queste storie affascinanti. Inoltre, lascia un like per supportare il canale e aiutarmi a crescere. La tua interazione è molto importante per me e per la crescita della community. Ci vediamo nel prossimo video.